Benvenuti ragazzi, siamo qui oggi nel mio canale per un nuovo episodio di Devil Witness. Ragazzi, siamo sul sesto episodio, ragazzi. 6 video horror già fatti, cioè 5 video horror già fatti, questo è il sesto. Vediamo un po' cosa ci aspetta questo nuovo capitolo, ragazzi. Eravamo appena caduti dalle scale, quindi vediamo un Qualcuno mi po'. vuole ricoverare per forza. Mi sa di sì, sai. Allora, lui ci osserva. Allora, di qua si vado da una parte. Qua c'è una porta. Apriamo prima la porta e vediamo dove ci conduce. Casomai torniamo indietro, ragazzi. Allora, qua c'è. Oh, cos'è? Un dardo? Un dardo esplosivo in teoria. Qua il solito diario che sicuramente leggerò per annoiarvi. No, dai, scherzo. Vabbè, entriamo, mi potenzio un po', ragazzi. Ma questa volta non taglio, ragazzi. Fa per me un corno. Ma come mai sono fuori dalla stanza? Boh, sapete che di solito mi fa iniziare da dentro la stanza. Non so, ragazzi. È da un po' che non ci vediamo. Sì, sai, volevo venire qua solo per salvare. Devi dirmi qualcosa? No, vero? Qua c'è un giornale. L'indagine è un punto morto. Che in pratica lascia andare l'assassino. Vabbè. Bene, bene, bene. Di bene in meglio, insomma. Vabbè, salviamo. Vado un attimo. Avevo raccolto le chiavi. Orco che non mi ricordo, ragazzi. Non mi ricordo se avevo raccolto le chiavi. Vabbè, andiamo a vedere. Casomai non prendiamo niente e mi vado a potenziare. Comunque, comunque, comunque. Ieri sera, ragazzi, avevo postato un. Ah, zero, perfetto. E ieri sera avevo postato un post sulla pagina, ragazzi, in cui dicevo che. E vedevo un po' di meno interesse rispetto a voi sui miei video. E non è, ragazzi, che a me me ne frega delle visualizzazioni, dei like, solo che, ragazzi, come vi avevo già detto, se faccio una serie, che sapete che vi avevo chiesto se volete che la faccia, mettete 15 like. 15 non erano arrivati, ma erano arrivati 11, mi sembrava, una cosa del genere, 10-11. E per quelle 10-11 persone che la volevano che la facessi, io l'ho fatta, perché mi sembrava giusto farla, ragazzi. Quindi io l'ho fatta, la faccio lo stesso, perché anche mi piace a me. Io spero di continuare a appassionarvi, a farvi ridere, a divertirvi, a intrattenervi, tutto quello che volete, ragazzi. E vi chiedo scusa, ragazzi, avevo messo quel posto sulla pagina, non pensavo di fraintendere, era solo per farvi capire. Intanto qua, Recessi Oscuri, capitolo 5. Grandissimo, Nico Startrice, dai. Siamo al 5. Chi che ride? Non credevo di fare così tanti scandali, ragazzi. Io, sapete che. Oh, sto qua non è che si alza come l'episodio scorso. Sicurezza, sicurezza. Dopo ti brucio, tranquillo. Anzi, non spero che neanche fiammiferi. Oh, sì. What the fuck? What? Dove è andato? Ci fidiamo, ragazzi. Occhio. Dove è andato? No, no, no. No, no, questo episodio comincia già male. Cazzo succede? Prendiamo il mana. Fiammiferi.
cosa sta succedendo? Sangue che cola. Chi è che è morto là sopra? Qua c'è qualcuno? Speriamo di no. Con molta cautela andiamo dentro, ragazzi. Comunque vi stavo dicendo che non credevo di creare così tanto scalpore, o che di far sì che pensavate, ragazzi, che io guardo solo i like e le visualizzazioni. No, anzi, ragazzi, come avete potuto vedere, ho dei video che ho 8 visualizzazioni e sono andato avanti lo stesso, ragazzi. Solo che mi farebbe piacere, ragazzi, che di capire se vi piace o no questa serie, perché se non vi piace non ha neanche senso che la faccia. Se non vi piace, capito, né per le visualizzazioni, è per sapere se vi piace o meno, ragazzi. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Perché c'è sto... c'è l'occhio? Chi è che mi ha visto? Oh, oh, ho fatto venire un colpo. No, 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 te muori. No, te muori, ho detto. È morto. Dove sei? Dove sei? Oh, lo sfruttiamo il sangue per terra per vedere se passa. Dov'è? Dov'è? Lo vedete, ragazzi? Io no. Tanto ricarico. Dove sei? Dai, vieni fuori, madonna santa, devo andare avanti. Ma perché sta qua, si è spostata? No, no, è qua, scommetto, guarda. Scommetto quello che vuoi che è qua. Ok, se no si sarebbe spostata. Wow. Volevo sparare. Ho premuto il tasto di pausa anche. Insieme, vabbè. Casualità, riflessi e tutto insieme, mettete quello che volete. Sì. Ce n'è un altro? Ce n'è un altro? Spero di no. Qua c'è qualcosa. Buona, va bene. Ma vi immaginate, ragazzi, se voi vi troverete... Pensate, ragazzi, se voi vi... Oh. Oh. Chi è che ride? No, io me ne vado subito fuori. A meno che non possa sedermi sulla sedia. No, no, andiamo subito fuori. Direttamente, subito. Bravo. Comunque, ragazzi, vi stavo dicendo, vi immaginate se voi vi trovaste in questa situazione in un ospedale psichiatrico o quello che è. Tutto fatto così. Già gli ospedali di notte fanno paura. Vi immaginate se è proprio pieno di sangue, eccetera. Cioè, proprio cose inconcepibili. Oh, questa qua quanto cavolo di mana ha? 10 milioni? Pensavo di più. Comunque andiamo avanti. Vediamo un po'. Allora, c'è qualcosa da prendere? Credo di dover scendere. Ah, bisogna scendere per forza. Va buono. Se lo dici te. Se lo dice il detective. Ascoltiamo che non... Scusa, devo scendere. Mi fai scendere. Mi fai scendere. Grazie. Grazie mille. Allora, vediamo un po'. Qua c'è una bambola. Speriamo non si risvegli. Bambola strappata. Vediamo un po'. Munizioni, mano. Che fanno sempre comodo queste cose. Oh, oh. Ma scusa, c'è un ratto con una statuetta. La statuetta ha la chiave dentro, vero? Scusa. Mi serviva la chiave. Sorry. Comunque, ragazzi, ogni volta che abbiamo una statuetta,
troviamo una statuetta, allora bisogna ricordarsi di romperla. Comunque ragazzi, volevo dirvi, se vi è piaciuto il video, cioè se vi piace i video che faccio, vi ricordo sempre di lasciare un bel mi piace, un bel commentino, e per farmi capire se la c'è una porta intanto, io andrei di qua e dopo andiamo di là. E se vi piace il video, di farmelo capire con un mi piace, un commento, occhio, perché ragazzi, tanto per capire cosa vi piace a voi, non per me, per le visualizzazioni, per i mi piace, è per capire cosa vi piace a voi. Come vi avevo, madonna santa sto qua, come vi avevo già detto ragazzi, mi frega solo di sapere se vi piace o no la serie o il video che sia, perché ricordatevi ragazzi, io lo faccio solo per appassionarvi. Grandissimo headshot alla cicca. Curiamoci, che sennò qua finiamo con tre pare mana e andiamo di fuoco, così non risuscita in caso. Allora andiamo avanti, vediamo un po', ci sono anche spazi stretti, speriamo di non trovarne, perché sennò è un po' problematica la cosa, molto anche. Allora vediamo un po', vediamo, vediamo, vediamo. Qua si torna indietro. Dove si va? Dove? Dove? Cioè, la stanza è chiusa, non si può andare da qualche altra parte? No, forse qua. Ok, di là siamo andati per tornare indietro, giusto? No, questo armadietto non l'ho aperto. Vabbè, prendiamo le munizioni. Armadietto. Scusa. Ah, ci fa così. No, perché vedevo le munizioni dentro che in pratica luccicavano. Ho detto, non si possono prendere, scusa. Non fare forte, madonna, che ci sono anch'io. Vabbè, vieni avanti, dai. Dai, bitch. Dai. Dai. Adios. Adios. Surprise, motherfucker, bitch. Comunque, una cosa figa di sto gioco è anche, avete presente le bottiglie di mana? Se le rompete, il liquido va per terra, potete raccoglierlo. Che sugli altri giochi o non si rompe, oppure questo vaso non si può rompere per la chiave, vero? Presumino. E vi stavo dicendo che si può raccogliere lo stesso, cioè è realistico. Questo era il senso. Quando finirò Devil Within ci sarà una breve recensione su cosa penso io del gioco, se consigliarvelo o meno, i pregi e i difetti, secondo me, non secondo altra gente, ma secondo me opinioni personali e basta. Mana. Qua per terra cosa c'è? Allora qua c'è mana, qua c'è una siringa, qua c'è cosa? Questa roba che è magnetica. Ah, vabbè, forse dovremmo aprire un ascensore o cose del genere. Qua non si può rompere. No, almeno che non voglio spaccarmi una mano sulle sbarre, non credo si possa rompere. Allora torniamo indietro e andiamo da robola. Oh, occhio, occhio. Dov'è? Dove sei? Dove sei? Vieni fuori. Vieni fuori. Scusa, io ti ho sparato. No, no, sta roba qua non vale intanto. Che io ti avevo sparato. Allora, vai a fanculo, bravissimo, muori là. Sei ancora vivo, sei. Ok. Ancora. Oh, finalmente un po' di budella addosso, se no non siamo contenti ragazzi, lo sapete che il nostro detective piacciono le budella calde, infatti le bruciamo, capito ragazzi? Tutto un senso. Comunque, 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 stavo dicendo di andare sull'ascensore là, dove, che cavolo è, il robot che dovevamo andare. Magari era la strada più breve quella, io sono andato a finire per di qua.
Vabbè, dai. No, serviva la chiave magnetica. Meglio così. Così, a random, a volte colpi fortuna. Allora, vediamo qua. C'è qualcosa che si può prendere? Questa è una cassetta di attrezzi, però non posso. Qua c'è del mana, rompiamo e ce lo prendiamo anche da qua, quest'altra parte. Scusa, voglio rompere il vetro. Grazie. Poi vediamo se c'è altro di utile. Ricordatevi ragazzi che se... Oh, occhio. Che su questi survival horror, come Silent Hill, prendete tutto quello che c'è a disposizione. Tutto. Anche se fosse solo tre proiettili come questo, fanno sempre comodo in qualsiasi opportunità o evenienza che sia. Allora scendiamo queste scale e vediamo dove ci conducono. Non mi piace sta porta. Oh cavolo. Porta, ma scusa, non c'è una porta? No. E io adesso che faccio? Oh, un buco. Cosa si fa? Si guarda dentro. Ma chi è? El... Oh, è venuto fuori una porta. Ma ci sono altri buchi? Posso sceglierne una? O devo sceglierle tutte? Non ho capito. Proviamo a guardare. Ah, viene fuori una porta. Guardiamole tutte. Oddio. C'è ancora l'altro con la chiave dentro lo stomaco. Speriamo di no. Mi ha fatto venire un colpo l'altra volta. Proviamo ad andare a vedere subito. Allora, c'è qualcuno o siamo soli intanto? Che cazzo è sto rumore? Assimilazione della coscienza del soggetto. Sensazione iniziale di dolore acuto a livello del tronco cerebrale nel punto di intersezione. Seguito da una graduale emorragia al dilatarsi dei capillari. Degradazione progressiva dell'ego che evolve in impulsi suicidi. I soggetti perdono la propria identità e diventano manipolabili, assumono la forma che voglio. Ma non diventano me. Qualcosa mi impedisce di restare dentro. Ok, allora, qua bisogna fare qualcosa. Io credo, visto che ha detto che assumo, io premerei le sinapsi, quello a sinistra. Visto che è il cervello. Oh cazzo, mi sa che era quello a destra, vero ragazzi? Mi sa anche a me. Non ho capito su cosa bisognava intuirlo, però ho sparato a caso. Allora, intanto facciamo questo, premiamo sull'altro tasto. Se sulle altre stanze è da fare la stessa cosa, cerchiamo di intuirlo in base a qualcosa che troverò in giro, non so ragazzi. Ma qua bisogna riguardare tutti di nuovo. Vabbè, questo... No, c'è questo. No, c'è l'altro. Che dove dobbiamo andare appena adesso. Allora, attiviamo sempre il nastro anche. No. No. Sì, no. Allora premiamo l'altro, ragazzi. Ah, ok. Allora, o prende il cadavere o prende me. O è una persona viva perché faceva rumori e adesso non li fa più. Oh, cos'è sta roba? Il sangue va dall'ultima parete che non c'è niente. E quindi in teoria dovremmo... Si può già aprire? No. Quindi presuppongo servono tutte le tre le combinazioni delle stanze. Quindi andiamo... proviamo su questa. Dai, andiamo su questa, ragazzi. Proviamo un po' a vedere. Allora, c'è un altro audio, qualcosa. Qua ci sono delle casse, le rompiamo. Ok, mana, fa comodo. Vediamo un po'. Qua un'altra cassa. C'è altro? No, niente. Oh, cos'è? No, vabbè, un dossier, vabbè, che non vi leggo perché vi annoio, se no vi annoio. Lascio che lo leggete un attimo. Mettete in pausa il video in caso
Vabbè, adesso io vado avanti, mettete in pausa in caso lo dovete leggere, ragazzi. E allora, guardiamo un po'. Qua vedo un cervello, degli ingranaggi. Ah, qua ci sono degli ingranaggi. Mi sembra di averne contatti 3. Allora, aspetta un attimo. 1, 2 e 3. Escluso il cervello, in teoria. Non è che bisogna farne 4 col cervello. Boh, io provo 3, ragazzi. Oh, sì, e vai. Almeno questo l'abbiamo scampato e abbiamo fatto giusto. Adesso il sangue in teoria dovrebbe confluire con l'altro. Vediamo un po'. Ok. Oh, cavolo, sono mani. Prendiamo l'ultimo, guardiamo l'ultimo, cioè andiamo sull'ultima stanza. Si può spegnere sta canzone che mette un po' di ansia. Non si può prendere niente su questo però. Allora, vediamo questo su cosa ci fa scegliere. Fiore o questo? Un attimo che guardo. Ok, girasole. Allora, puntiamo a sinistra, ragazzi. Sarà un segno del destino, ragazzi. Sono mancino. Sinistra, sinistra, mancino. Ok. Andiamo. Sì, vabbè. Allora. Oh. Che cosa succede? Apriamo sta porta delicatamente e piano. Facciamo attenzione, ragazzi. Che non ho voglia di morire. E non voglio prendere altri colpi. Un'altra bottiglia di mana gigante. Fa comodo. Qua non si può prendere niente. Andiamo avanti. Altra porta. Joseph. Grazie a Dio, stai bene. Non so come sto, ma sicuramente non bene. Mi hai portato tu qui. Cristo, che è successo? La mia testa è com'è? Come? Hai sentito? Dobbiamo andarcene. Ce la fai? Sì, io. Joseph! Ok, ragazzi, allora continueremo nei prossimi episodi, ragazzi. Ora va molto meglio. E vedremo come aiutarlo. Allora, ragazzi, vi saluto. Spero vi sia piaciuto il video. Vi ricordo sempre di lasciare un bel mi piace, un bel commento. Di iscrivervi al canale se avete ancora fatto. Vi ricordo sempre che il mi piace serve solo per capire se vi è piaciuto il video e se continuare questa serie. Non perché mi interessa le visualizzazioni dei mi piace. Allora, qui Devil Witness è tutto. Bella, ragazzi, da Nico Startrici. Bella.